che fanno i miei capi sopra di voi. Come abbiamo seguito Gesù nella passione, nella morte e nel seppellimento, ora lo seguiamo nella risurrezione da morte, perché colui che era realmente morto è il vivente, non semplicemente vivo, non semplicemente vivente, ma il vivente, cioè il Signore Dio. La veglia che abbiamo vissuto ci ha permesso di percorrere tutta la storia di salvezza, dalla creazione dell'umanità fino all'umanizzazione di Dio in Gesù di Nazareth. Il Creatore ha voluto essere creatura tra le creature, umano tra noi umani. Ha voluto essere carne e corpo per poterci dire nel linguaggio che noi comprendiamo, che Egli ci ama, e ci ama nell'amore umano, quell'amore con il quale noi possiamo amare gli altri. Proprio per questo Dio ha voluto assumere un corpo da una donna, Maria, e ha voluto essere corpo in Gesù. Ha voluto essere quelli che toccavano, consolavano, curavano, guarivano. Ha voluto essere occhi che sapevano discernere e rivolgere uno sguardo eloquente. Ha voluto essere bocca che parlava la nostra lingua e comunicava con noi. Un corpo che Lui ci ha donato totalmente, una vita radicalmente orientata a operare il bene, e di questa sua pro-esistenza non a caso ci ha lasciato non solo la sua parola, il suo messaggio, ma il suo corpo e il suo sangue nell'inesauribile segno eucaristico che ora riviviamo. Perciò, come culmine di tutto il cammino percorso in questa veglia pasquale, ascoltiamo ora il Vangelo secondo Luca con piena obbedienza, senza lasciarci tentare di aggiungere ciò che potrebbe solo oscurare. È il primo giorno della settimana, quello dopo il sabato, il giorno del Signore, finalmente manifestato. E al mattino presto quelle discepole di Gesù che erano venute con lui a Gerusalemme dalla Galilea e lo avevano seguito nel tempo della sua missione, quelle donne che avevano assistito da lontano alla morte di Gesù, ma avevano assistito da vicino al suo seppellimento la sera del venerdì, si recano alla tomba con gli aromi che hanno preparato. Dopo la morte di Gesù c'era stato solo il tempo di seppellirlo, non di compiere i riti dell'unzione, perché era sopraggiunto il tramonto, inizio del sabato, la Pasqua, ma anche giorno del riposo. Ma ecco, quelle discepole, le quali non abbandonano facilmente il corpo morto del loro rabbi e profeta, trovano la tomba aperta. La pietra che la chiudeva è stata rotolata via dalla entrata e il corpo di Gesù non c'è più. La tomba è vuota. Le donne sono nell'aporia, dice Luca, perplesse, incerte, sorprese e anche frustrate. Il corpo di colui che hanno amato e seguito, che sono venute a ungere, a toccare e a baciare ancora una volta, non c'è più. E quella è un'assenza definitiva.
Dove cercare Gesù? Dove trovarlo? Chi può far uscire quelle discepole dalla corrida? Niente e nessuno. Solo una rivelazione da parte di Dio, solo una sua parola può dare senso e significato a quella tomba oggettivamente vuota. Noi umani possiamo soltanto fare delle ipotesi umane. L'hanno portato via? Non era realmente morto ed è fuggito? C'è un inganno da parte dei discepoli che vogliono dire che è sfuggito alla morte? O quelli che l'hanno voluto ucciso non vogliono che neanche ci sia una tomba per Gesù dove andarlo a venerare? Queste sono le uniche ipotesi che noi uomini possiamo fare. Ma ecco in quella corria due uomini con una veste raggiante. Due uomini intervengono, come era avvenuto nella trasfigurazione di Gesù. Due uomini luminosi che hanno una parola da dire. Nella trasfigurazione l'hanno detta a Gesù, qui la dicono alle discepole. Due uomini che per chiunque conosce il linguaggio biblico di Luca sono nient'altro che Mosè ed Elia, la legge e i profeti, i portaparola di Dio, i messaggeri di Dio nell'antica alleanza. Anche nell'ora dell'ascensione descritta da Luca negli Atti degli Apostoli appaiono questi due uomini in veste bianche che rivelano il mistero della presenza di Gesù alla destra del Padre. Le discepole di Gesù, vedendo i due uomini, sono presi dal timore, comprendono che c'è da parte di Dio una presenza eloquente e abbassano il loro volto verso terra. Non hanno la fede nella resurrezione, quindi non sono pronti ad alzare il capo come Gesù aveva invitato a fare del giorno del Signore. Allora alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Queste donne sentono gli occhi pesanti schiacciati verso terra. Ma ecco Mosè e Elia prendono la parola. Perché cercate tra i morti colui che è vivente? Non è qui, è risorto. La ricerca delle donne era ricerca del corpo di Gesù. Era desiderio di compiere un'azione che tramite l'unzione e gli aromi impedisse la corruzione della sua carne. Ma in questa rivelazione Dio dice alle donne attraverso i suoi messaggeri che Gesù non va cercato tra i morti, perché lui è il vivente, che va cercato presso il Dio vivente, suo Padre. Luca aveva già profetizzato tutto ciò attraverso quelle parole che Gesù aveva detto a Maria e Giuseppe quando l'avevano perduto e ritrovato nel Tempio. Non sapevate che io devo stare presso mio Padre, presso il Dio vivente? La rivelazione dunque di Mosè e Elia si esprime in modo particolare secondo Luca. E non dimentichiamo che Luca è un discepolo di Paolo, mettendo a contrasto vita e morte. Questo essere il vivente da parte di Gesù aiuta a capire la sua resurrezione, che non è rianimazione di cadavere, ritorno all'esistenza della carne. E subito dopo dire che Gesù è risorto aiuta a capire che egli non è solo vivente nel suo messaggio, nei suoi discepoli,
ma è il vivente, ton zonta, il vivente, non è semplicemente vivo, è un vivente che porta in sé tutta la sua vita vissuta. E questo è molto importante. In Luca, quando Gesù poi apparirà agli undici, dirà che lui non è uno spirito, che possono vedere le sue mani e i suoi piedi, cioè possono vedere ciò che lui ha operato e dove lui è andato, ha camminato. La sua vita in un corpo è stata una vita vera e nulla di quella vita corporale è perduta, anche se la carne non è rianimata come cadavere, ma vive nel mondo della vita di Dio. Le donne devono solo ascoltare Mosè ed Elia, l'Antico Testamento, la profezia, ma anche ricordare le parole di Gesù. Perché le scritture, la legge, i profeti e le parole di Gesù, il suo Vangelo, trovano proprio concordanza nell'annunciare la necessità della passione, della morte e resurrezione, come viene rivelato a più riprese in questo viaggio che Gesù ha fatto verso Gerusalemme e viene ripetuto qui in questo capitolo finale del Vangelo. E non appena le donne riescono a ricordare le parole di Gesù e accettano le parole di Mosè e Elia, ecco in loro la fede pasquale, che le rende subito messaggere, apostole presso gli apostoli. Luca dice: andarono a raccontare tutto ciò agli apostoli, quasi un'ironia. Gli apostoli sono ancora chiusi nel loro cenacolo, dove avevano vissuto gli ultimi giorni di Gesù a Gerusalemme, loro gli inviati, ma in realtà inviati alle donne, inviati agli apostoli sono proprio le donne. E l'annuncio è il vivente, è il vivente. Questa è la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità. Dove noi constatiamo morte, c'è il vivente che dà la vita ai morti. Dove c'è aporia, dubbio, vuoto, c'è il vivente che dà senso alle nostre vite. Dove c'è sofferenza senza via d'uscita, c'è il vivente che può portare la salvezza. Dov'è il vivente? In ciascuno di noi, se gli permettiamo di prendere dimora in noi. In ciascuno di noi per ravvivare ciò che è morto, per essere vita nei nostri corpi, nella nostra carne. Perché con la resurrezione Gesù è più che mai colui che prende dimora nella carne e nei corpi di noi umani. Noi oggi siamo il suo corpo sulla terra, nella storia. Noi siamo la sua carne e incontriamo la sua carne nelle sorelle e nei fratelli bisognosi, sofferenti, vittime ultime, non riconosciuti, scarti per la maggioranza dell'umanità. E siccome c'è il vivente nel nostro corpo, noi possiamo dire l'uno all'altro: questo mio corpo è il tuo corpo in Cristo, un unico corpo. E così inizia la festa, la danza pasquale.